Bene, abbiamo qui Laura Fezia. Chi è Laura Fezia? Prego, presentati pure. Allora, intanto grazie per l'invito, naturalmente. Allora, chi sono io? Boh, sono una ricercatrice, un'appassionata di misteri, mi interesso di antropologia, anche criminologia, storia delle religioni, insomma, i miei interessi sono molteplici. Ho pubblicato oltre 20 titoli nel corso del tempo, naturalmente, e molto di più, insomma, su di me non c'è da dire, questo è. E di recente hai pubblicato un libro per la One Books che si chiama Vittime di Eva. Di cosa Vittime di parla? Eva, che è il settimo libro che pubblico per precedentemente un editore e ora One Books, con un titolo abbastanza così che dovrebbe incuriosire, quantomeno. E soprattutto il sottotitolo recita Le radici cristiane della discriminazione femminile. Infatti. Intanto in molti mi hanno chiesto perché proprio adesso ho pubblicato questo libro. Sono tanti anni che mi occupo di questo argomento, insomma, soprattutto oltre che come ricercatrice, come donna, naturalmente. Donna che ancora oggi subisce delle discriminazioni, come tutte le donne, anche se molte non se ne rendono nemmeno conto. E comunque il libro è un excursus dai tempi più remoti, quando vigeva il matriarcato, al violento cambio di registro, quindi dal matriarcato al patriarcato, e non uso la parola violento a caso perché fu veramente violento, e poi via via nel tempo, nei secoli e nei millenni, per arrivare fino a tutte le battaglie femministe, naturalmente. Che non cominciano negli anni 70, come molti credono, insomma, cominciano ben prima. In Italia sono iniziate alla fine degli anni 60, inizio anni 70. Ma nel mondo, in Europa, in America e in Inghilterra, erano cominciate ben prima. La prima portabandiera, diciamo, dei diritti delle donne è stata Olympe de Gouges durante la Rivoluzione francese, che in risposta alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, pubblica la dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine. Poi, naturalmente, come la maggior parte delle donne nella storia, ha fatto una pessima fine perché è stata ghigliottinata per ordine di Robespierre. E durante il processo che la vede protagonista, qualcuno pensa bene di dire una frase scontatissima che purtroppo, declinata in altri modi, si sente ancora oggi. E cioè che se fosse rimasta a casa a fare la calza, tutto quello non le sarebbe successo. Oggi viene detto in altri termini, a volte anche meno eleganti, insomma, meno corretti come parole. Ma la frase che maggiormente si sente dire quando accade qualcosa a una donna, se l'è cercata. Ecco. Naturalmente, torniamo un attimo indietro, tutto questo nasce, per quello che ci riguarda, in ambito di religione, In ambito perché biblico, in ambito in ambito biblico. biblico, appunto, perché ci sono quei due capitoli di Genesi, il primo e il secondo, dove la descrizione dell'essere umano viene è molto diversa, anche se nessuno forse se ne accorge, si chiede: ma come mai prima si erano dimenticati qualcosa? Insomma, no, non si erano dimenticati niente. Nel primo capitolo, uomo e donna, cioè essere maschile e essere femminile, vengono creati nello stesso modo. Maschio e femmina li creò, e ad entrambi vengono dati gli stessi compiti, gli stessi poteri in un certo senso, su tutto quello, gli viene messa la creazione a disposizione. Nel secondo capitolo cambia lo scenario ed ecco che per creare la donna al creatore viene la brillante idea di addormentare Adamo, far cadere Adamo in un sonno profondo, trarre una costola da lui e con questa plasmare la donna. E mentre della prima versione, la versione del primo capitolo, se ne si ricorda quasi mai nessuno, oppure dando giustificazioni così un po' di comodo, quella che è passata è la storiella di Eva che in quanto parte dell'uomo è un gradino al di sotto di lui. Non solo, ma Eva è la peccatrice che si lascia sedurre dalla tentazione che le propone il serpente
Naturalmente facciamo sempre finta che tutto questo sia un racconto, così, no? Ecco, ma facciamo molto finta. Si lascia sedurre dal serpente, non solo, no? Cioè, si lascia sedurre lei, ma induce il povero Adamo a cedere a sua volta. E questo è uno schema che si ripeterà, lascerà a un certo punto l'ambito religioso, se vogliamo, e diventerà, si riprodurrà questo schema a livello sociale, a tutti i livelli, senza più ricordarsi che arriva di lì. Leggendo il tuo libro mi ha incuriosito, beh, io conoscevo già il personaggio di Lilith, però mi ha fatto piacere rileggere di questo personaggio che è abbastanza anche misterioso, perché di fatto poi nella Bibbia non esiste Lilith. Perché non se ne parla proprio, cioè probabilmente Lilith è quella femmina che viene creata insieme a Adamo nel primo capitolo, non se ne fa il nome di Lilith, a parte che anche Lilith è un personaggio che deriva dalla cultura sumera, mesopotamica, insomma, come tutti gli altri personaggi biblici d'altra parte, però abbiamo detto che questo lo lasciamo da parte un attimo, oggi parliamo della versione ufficiale, sì, no? Sì, sì, sì. E lei che poi a un certo punto se ne va dal Gan Eden perché litiga con Adamo e se ne trova traccia nelle scritture extrabibliche soltanto come nome anche. Quindi abbiamo due personaggi contrapposti, Lilith da una parte e Eva dall'altra, no? Due facce della stessa medaglia, però due donne totalmente diverse. Completamente diverse, perché mentre appunto Lilith sceglie, anche se poi diranno Adamo la caccia, ma non è affatto vero, sceglie di andarsene dal Gan Eden perché non si mette d'accordo con Adamo, non vuole sottomettersi nel vero senso del termine, nel senso che vuole stare sopra durante l'amplesso. Così nascono tutti i battibecchi possibili e immaginabili. Adamo, forte della sua maggior forza fisica probabilmente, no? Pretende di dominare Lilith e di asservire i suoi voleri. Lilith non ci sta ed è lei che prende parte. L'amplesso tra i due non verrà mai consumato. Lilith prende parte con le sue gambine e se ne va via dal Gan Eden. Scesa sulla terra, cosa la fanno diventare i cronisti dell'epoca notoriamente maschi? La fanno diventare un essere demoniaco, una strega, il prototipo della strega, no? Se vogliamo. È quella che poi secoli dopo finirà sui roghi dell'Inquisizione, cioè quella donna che usando le arti magiche della seduzione di tutto il indurrà sempre l'uomo nel peccato, nella tentazione quantomeno, e l'uomo non saprà resistere a questa tentazione. Quindi direi l'Antico Testamento non fa fare una bellissima figura neanche ai maschietti. Secondo te da dove nasce questo, quindi, questo, diciamo, questo timore anche, no, nei confronti della donna? Perché se l'uomo la tratta in un certo modo è anche perché la teme, giusto? Certamente, non si... perché poi i tentativi di assassinare il femminile sono stati tantissimi, no? E non si capisce bene perché tutta quella ferocia nei confronti di un essere che tutto sommato si può far passare per debole, no? Il famoso sesso debole, certo. Invece è il contrario, ma sì, è lo stesso, certo, motivo per cui mentre gli uomini, questo ancora oggi, no? Mentre gli uomini riescono a fare fronte comune, le donne è difficile che riescano a fare fronte comune, proprio perché anche se adesso si sta cominciando a vedere qualche risveglio anche in quel senso, per fortuna, proprio perché la cultura maschilista ci ha messe una contro l'altra perché non ci mettessimo contro di loro. Poi ognuno tragga le proprie conclusioni, fatto sta che questa donna è sempre stata temuta. Sì, sì, sì. Allora i casi sono due: o la donna è veramente colei che potrebbe migliorare l'anima del mondo se solo recuperasse se stessa, perché c'è anche quell'aspetto lì, oppure l'uomo è talmente debole che se non facesse la voce grossa non riuscirebbe a fare un bel niente. Nel tuo libro ho anche letto delle cose interessanti proprio nel percorso, nella storia che fa, cioè il percorso che fa la donna nella storia. E per quanto riguarda proprio le assurdità anche che la Chiesa, o comunque sia i padri fondatori della Chiesa,
diciamo, di assurdità che dicono nei confronti, che scrivono anche nei confronti della donna, ma cose davvero assurde che io già conoscevo, però appunto mi è fatto piacere anche che tu le abbia inserite in questo libro. Per questo anche penso che sia un libro di valore, perché riporta comunque fatti storici che poi sono stati fondamentali proprio per la creazione del cristianesimo. Certamente, sì, ma tutti i santi padri della Chiesa, adesso è chiaro che a memoria non me le ricordo tutte, però il succo è che la donna deve starsene buona zitta, non deve tentare l'uomo, addirittura il primo misogino in questo senso è Paolo, insomma, no? Sì, ho letto in un punto, ho letto che le donne devono stare buone zitte e chiedere a casa ai loro mariti, nel caso non possono prendere la parola nelle assemblee, devono coprirsi i capelli, devono fare tutta una serie di cose. Ho letto, mi è rimasto impresso un passaggio del tuo libro in cui ho letto che pensavano ai tempi che la donna fosse un essere imperfetto, cioè perché di l'uomo mancato. Un uomo mancato, questa cosa mi ha sempre colpito. Pazzesco. Mi pare che fosse Tommaso d'Aquino, adesso non mi ricordo più se era lui, quella dell'uomo mancato, può essere, insomma. Può essere. No, quel seme guasto genera una donna. Sì, ecco. sì, assurdo, no? Assurdo. Oppure le donne hanno il diritto, dovrebbero vestirsi soltanto a lutto, soltanto di nero, perché tale, mi pare che sia Gerolamo questo qua, perché tale la loro nequizia, insomma, che devono vergognarsi di esistere. Sì, sì, comunque il libro è ricco di queste chicche, no? di questi aneddoti. Ma anche. Sai, tutti i miei libri sono su base storica. Bene, quindi bene. Io da storico non posso che approvare. Non c'è una parola che non lo sia. Quindi chi vuol togliersi la curiosità di andare a vedere se me le sono inventate, non ha che. Io da storico non posso che approvare. Appunto, insegnando storia. Perché ci sono delle basi storiche, solo che è chiaro, se si mettono a confronto con la fede è un'altra cosa. Certo. No? Per certo, la carità. Certo, certo, io, certo. Come dico sempre, non mi occupo di fede, però mi occupo di. Con una certa forza anche di spezzare quel perverso binomio che per la maggior parte delle persone lega la fede a una chiesa. Mm-hmm. Perché la chiesa, io poi mi occupo di chiesa cattolica perché è quella che conosco con le mie tasche, poi ma tutte, per tutte le chiese, le istituzioni, diciamo, è così, hanno fatto diventare le religioni strumento di controllo, sì, sì, delle masse, certo. E quindi facendo leva su tutte le paure fondamentali dell'essere umano, insomma. Certo, certo. Prima fra tutte la paura della morte, che cosa c'è dopo, cosa succede dopo. E tutte le religioni, chi più chi meno, chi più allegramente, chi meno allegramente, danno una risposta a questa domanda, cosa c'è dopo. In particolare la Chiesa cristiana ti dice vivi pure una vita fetente, perché poi tanto dopo se sarai stato ligio ai precetti nostri, cioè della Chiesa, dopo ti attende un premio. È una visione molto infantile, no? Se vogliamo, sì. Cioè tenere le masse in quel perenne infantilismo per cui avranno sempre bisogno di chiedere a papà, sì, 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 o a mamma, ecco, mm-hmm. Perché poi hanno creato anche la figura femminile, naturalmente, no? Certo, non è un certo. Po' tu. Loro ne secondo me loro ne avrebbero fatto tanto volentieri a meno di tirarsi in casa una figura femminile. Difatti l'hanno, no? È uno scalino un po' sotto, diciamo, no? La figura della Madonna. Non è una divinità. Mm-hmm. Mm? Non è figlia di Dio, è la madre, l'involucro che sì. È servito per raccontare tutta la favoletta del figlio di Dio che si incarna e si fa uomo. Sì, beh, hanno declassato quella che era la dea madre, no? Di un tempo. Certo, perché l'hanno creata questa figura apposta per sostituire la dea madre, che era un culto antichissimo che risaliva al paleolitico addirittura. Sì, sì, sì. E quando nel IV secolo si sono trovati a inventare, mica solo quello, hanno inventato, insomma, hanno inventato tutto. Certo. Quindi non, no? Prendendo abitudini mentali soprattutto della massa dal paganesimo, gli hanno cambiato etichetta e le hanno spacciate come originali, insomma, ma non c'è niente, c'è una sola cosa di originale nel cristianesimo, il purgatorio, che
che non si trova bene, non si trova un po' da nessuna parte, ma per tutto il re, perché gli serviva per lucrare le certo, no? La vendita Ecco, delle indulgenze. e quindi se la sono creata, mica sono stati bravissimi, io lo dico sempre, ma cominciare da Paolo, che quando si è inventato il peccato originale ha fatto un colpo da maestro veramente, perché ha dovuto sostituire il Messia degli ebrei, venuto per liberare il popolo eletto dalla schiavitù, di cui al di fuori del mondo ebraico fregava niente a nessuno, ha dovuto sostituirlo con qualcosa di appetibile, si è inventato il peccato originale, stravolgendo completamente Genesi, da cui dice di aver preso, no, sarebbe scritta questa cosa qua che non c'è. Mi ha fatto sorridere il passaggio del tuo libro in cui scrivi che siccome era molto bruttino, allora è per questo che odiava le donne. Sì, ma ci sono diverse testimonianze, insomma, dell'avvenenza, soprattutto negli Atti di Paolo e Tecla. C'è questa descrizione, insomma. Poi lui stesso dice che era affetto da una malattia, una spina nella carne che gli era stata mandata perché non montasse in superbia. Si può pensare che fosse anche epilettico oppure impotente, i casi sono due. E comunque dalla descrizione che si trova negli Atti di Paolo e Tecla viene fuori un omino alto 1,50, calvo, un po' stortignacolo, con le gambe storte. Diciamo che quelli belli sono gli altri, ecco, non era certamente lui, sì. Da come viene descritto. Si può capire. E probabilmente questa misoginia, a parte la cultura nella quale era nato, per la carità, che certamente ha il suo peso, ma forse tutta questa ferocia nei confronti delle donne, di cui peraltro si serviva, perché si serviva delle donne, le mandava in giro a chiedere soldi, quando non si faceva addirittura sovvenzionare da loro, come d'altra parte facevano Joshua e i 12 apostoli. Quello è proprio scritto nel Vangelo di Matteo, mi pare che sia, no? Che questi 13 fanciulloni che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro dopo aver incontrato il maestro, poi arriva il maestro, qualcuno lavorava prima, no? Ma io chiedo sempre: avete mai trovato un solo versetto del Vangelo dove questi qui non mangino sbaffo a casa di qualcuno, non si facciano sovvenzionare da qualcuno? Cioè, addirittura ci sono addirittura i nomi delle donne che li sovvenzionavano, che li assistevano con i loro beni, viene detto. Quindi, e Paolo, insomma, non è stato da meno, anche lui, quindi usava le donne tenendole naturalmente sotto i suoi piedini, però anche lui le usava, perché sapeva che forse c'erano delle donne che riuscivano meglio, no? Nell'opera di convincimento, che era un'opera di convincimento a dare soldi, perché anche le lettere che lui scrive alle varie comunità, Corinto, Tessalonica, finché ce n'è, batte cassa sempre, e anche i viaggi che lui faceva. E quello è un altro vizietto che la Chiesa ha preso fin dalle origini, insomma. Certo, certo. Quello di anche la storia delle offerte. Anche le offerte erano già del paganesimo. Lì non hanno avuto bisogno di cambiare niente, perché già li chiedevano prima i soldi, quindi non... E la Chiesa di oggi, diciamo la Chiesa cattolica, ha preso quell'esempio lì e rapina soldi a tutto andare, laddove può bastare 2 centesimi, e lo fa, insomma, attraverso varie forme. Beh, ci sono molte persone che, diciamo, ci credono e offrono di propria volontà, sì, fanno offerte per guadagnarsi il pane, perché gli ha raccontato che facendo del bene alla Chiesa, questo è nel Catechismo, sì, sì, se sì. Uno vuole andare a leggere è nel Catechismo, non mi sto inventando niente, che facendo delle opere meritorie nei confronti della Chiesa ci si guadagna la salvezza, cioè si mette un tassellino per guadagnarsi la salvezza. Quindi, tant'è che Martin Lutero, no, poi nel 1500 lui contro le opere buone, perché dice che Dio già sa chi mandare all'inferno, sì, e chi mandare in paradiso. Forse ci sarebbe, posto sempre che no, facciamo finta, che sarebbe più logico, no? Beh, sì,
secondo me sì. Questo essere onnipotente, che tu onnisciente, eccetera, deve essere pregato. Infatti, lo penso anch'io. Passiamo quindi al Medioevo, passiamo alle streghe, perché io sono, diciamo, appassionato dell'argomento, ho dato la tesi di laurea ai tempi anche sulla stregoneria, sulla storia della Chiesa, quindi ci tengo particolarmente. Spiega magari ai tuoi lettori, quindi brevemente, che era la strega, perché molto spesso si confonde la strega di Harry Potter con la figura appunto della donna, no? O la fatta sul memorino di Cenerentola. Infatti. La strega era con lei, spesso e volentieri, le streghe erano donne che vivevano, anche qualche raro uomo, e c'è finito sui roghi, ma molto raro. Nella maggior parte dei casi una donna che viveva ai margini di qualche foresta, di qualche bosco, o anche nei paesi, nei borghi stessi, e faceva la guaritrice nella maggior parte dei casi. Quindi conosceva le erbe, conosceva quando andarle a raccoglierle, no? Conosceva tutto il mondo della natura e lo metteva a disposizione per guarire i malanni, per procurare il fidanzato a qualcuno, insomma, le solite cose. Solo che erano donne, soprattutto. Se poi per caso avevano i capelli rossi, no? O altre cose del genere, o qualche neo, qualche verruca, qualcosa sulla pelle, erano tutti così, come recitano appunto i numerosissimi manuali che sono nati, il più celebre dei quali è il Malleus Maleficarum, dove viene descritto appunto tutta la procedura per scovare, per chiamare la strega, per essere sicuri, poi tutte le streghe, quelle persone lì, per fare il processo, per raccogliere le prove, per il processo e per la condanna. Quindi, insomma, è stato. E oltretutto, poi, quando la caccia alle streghe. Perché inizialmente l'Inquisizione si occupava soprattutto di eretici. Poi, poco tempo dopo, insomma, hanno iniziato a entrare nel mirino anche le streghe. Chiunque si interessasse o praticasse la stregoneria, laddove gli uomini erano pochini, e le donne soprattutto, e quindi la misoginia e la sessuofobia della Chiesa si è potuta scatenare, no? A quel punto. Poi anche lì i numeri sono molto controversi. Io credo che il milioncino di streghe bruciate, mettendoci anche gli stregoni naturalmente, sia, poi ho letto numeri inverosimili, 9 milioni di persone, insomma, non credo. Però insomma, già un milione basta. Ah, beh, sì. La cosa più interessante è che l'ultima strega, Anna Gueldi. Anna Gueldi è stata non bruciata perché pare non è. Fosse più di moda, insomma, diciamo, è stata decapitata nel 1781 in pieno illuminismo. In Svizzera. In Svizzera, Clarona in Svizzera. Quindi, fa 1781. Pensare. Sì, fa pensare, perché non è tanto lontano nel tempo. No, esattamente, oltretutto con una storia completamente inverosimile, sì, che sì. Penso avrei letto, no? Insomma. Sì. Accusati di stregoneria sulle testimonianze di persone, ma Anna Gueldi era una donna forte, libera, indipendente, soprattutto libera nella sua sessualità. Ma poi la cosa più interessante è che era una guaritrice, appunto, la cosa ingiusta, sì, no? Venne condannata, ma soltanto perché appunto sapeva curare le persone fondamentalmente. Sì, poi aveva avuto un po' di avventure qua e là con un po' di gentiluomini. E quindi una donna, ecco perché la Chiesa poi, anche poi negli anni che sono venuti, la cosa più, diciamo, l'argomento più importante su cui hanno puntato l'attenzione è stata la sessualità femminile. Perché anche quando, allora, c'è una parte di questa storia che io ho vissuto, no? Quindi ne posso parlare a ragion veduta. Quando ci dovevano rimproverare per qualcosa era sempre perché avevamo avuto dei comportamenti che
inappropriati. Potevano fare in modo che ce la potessimo cercare, Sì, no? Quindi apparentemente inappropriati, diciamo, per loro inappropriati. sì, inappropriati, ma voleva dire una gonna sopra il ginocchio, Sì, sì, sì. o le spalle scoperte in luoghi che non fossero le spiagge, ecco. Ma probabilmente anche per questo le donne vengono prese di mira come streghe dalla Chiesa. La Chiesa comunque sia è fatta da uomini e gli uomini si sentono comunque ammaliati spesso e volentieri dalle donne. Quindi Però diciamo. come sanno che peccato? Perché la Chiesa è comunque stata sessuofoba sempre, questo per quanto riguarda uomini e donne, che insomma, entro certi limiti, vabbè, lo stesso Paolo, che in un primo tempo aveva indicato il matrimonio, lui parlava di matrimonio naturalmente, come qualcosa che era da evitare, insomma, il contatto con una donna. A un certo punto qualcuno gli fa notare che se l'umanità si sarebbe estinta. E allora ha detto una serie di regole all'interno del matrimonio, si è rassegnato, insomma, diciamo, no? E da lì arriva qualcosa che è andato avanti fino agli anni 70 da parte della Chiesa, e cioè la liceità dei rapporti coniugali solo a fini procreativi. Arriva di là. Quindi figuriamoci i secoli che ha cavalcato questa cosa. Sì. Solo di recente che c'è stato qualche apparente ammorbidimento. Beh, quindi si può dire che il tuo libro sia una sorta di inno al femminismo? Sì e no, nel senso che io è una parola che detesto, femminismo, perché, anche perché in certi casi, pure giustamente, è anche fonte di innumerevoli battute sarcastiche, no? Perché in realtà il femminismo molto è andato storto. Perché a parte alcune conquiste civili sacrosante, poi si è verificato uno strano fenomeno, cioè le donne hanno buttato via, anche giustamente in certi casi, i modelli femminili precedenti, che erano le loro mamme, le loro nonne, le loro bisnonne, no? Gli angeli del focolare completamente sacrificate alla famiglia, al maschio di casa. Che non potevano studiare se il maschio di casa non glielo consentiva, glielo consentiva quasi mai, con il ricatto economico, perché loro non avevano risorse, perché se una donna anche andava a lavorare per necessità, lo stipendio se lo prendeva il marito, cioè doveva versarlo completamente al marito, no? Quindi quel modello, va bene, l'abbiamo buttato, ma poi cosa c'è rimasto? Una volta che ci siamo. Abbiamo detto ci siamo emancipate, non è vero, ma l'abbiamo detto, no? Ci siamo emancipate. A quale modello abbiamo potuto ispirarci? Quante volte le donne, soprattutto di quegli anni, e temo ancora adesso, si sentono dire che per essere persone vincenti, degne di occupare un posto di rilievo nella società, devono pensare come un uomo? E allora si sono prodotti quegli inquietanti fenomeni così di femministe mascolinizzate, che sono quelle che poi hanno creato le battute, giustamente anche, perché più nessuna di noi, se non qualcuna che ci ha fatto tanti lavori sopra, nessuna di noi sapeva più che cosa fosse la femminilità, l'hanno scambiata per la seduzione selvaggia. La femminilità non è solo quello. Poi che nella femminilità siano comprese quelle doti di accoglienza, di accudimento, sì, certo. Peccato che per secoli sono state considerate di serie B. Quindi le donne per diventare veramente l'altra metà del cielo, a tutti gli effetti, devono recuperare se stesse. Sì, la vera identità della donna, diciamo, Esatto. Che non oltre. è un uomo in metà, Certo. coi comportamenti da uomo o cose del genere, ma ce lo siamo sentite dire tutte più o meno. Che Bene, modello vincente era quello, no? Era quello maschile. bene. Beh, sì. Nella storia è sempre stato così, no? Perché alle donne non è stata data la possibilità, quindi. Certo. E adesso che ce Quindi. l'abbiamo, però dobbiamo fare i conti con noi stessi, con la nostra natura, che non è quella maschile.
La donna è l'altra donna, metà l'uomo è dello l'uomo. cielo. Sono due cose diverse, ma complementari alla fin dei conti. Complementari, d'altra parte, tutte le teogonie, di tutte le tradizioni hanno un principio maschile e un principio femminile, che interagendo alla pari, no, creano. È solo poi da Abramo in avanti che questo principio femminile è scomparso. Addirittura hanno cambiato spesso lo Spirito Santo, Sì. perché se vogliamo nella Trinità manca un elemento, il padre, il figlio, allora cos'era? Cioè, Pur di non mettere la senza donna, partecipazione femminile se non esterna, se non certo. subordinata, Pur di non mettere la chiaramente. donna, hanno messo lo Spirito Santo. Non lo so, io non... questa è la realtà.